Ciao a tutti, 4 trucchi per richiamare l'attenzione di un uomo e come piacergli eh, Prima però iscriviti al canale e attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video Seguimi su Instagram, seguimi su TikTok E eh, veniamo al tema quattro trucchi per richiamare l'attenzione di un uomo e come piacergli E piacerli, diciamo Allora, la Mm. A parte eh, la tecnica per richiamare l'attenzione di un uomo e piacerli, ci sono alcune cose che tu devi fare prima su te stessa, cioè per requisire le tue capacità, per requisire la tua forza, per requisire la tua energia. Allora, la prima cosa che devi fare è metterti davanti allo specchio. E dire, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono, io posso conquistare chi voglio. E... La seconda cosa che devi fare è imparare a darti delle emozioni perché soltanto se impari a darti delle emozioni, riesci a essere libera. Di governare la tua vita, riesci a essere libera di agire nel modo migliore. Questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale, se non ti sei dare delle emozioni, non ottieni nessun risultato. Devi veramente imparare a darti le giuste emozioni per raggiungere i giusti risultati. Credo che questo sia veramente la Condizio sine qua non per poter conquistare un uomo per non avere degli attaccamenti successivamente. E terza cosa, coltiva le tue passioni, dai, eh, diciamo, energia alle tue passioni. Ora, questa è la premessa del lavoro che devi fare su te stessa, perché altrimenti eh, come dire non riuscirai a ottenere dei risultati se non riesci a fare il giusto lavoro su te stessa se non riesci a portare avanti, diciamo, le emozioni che sono poi importanti, che sono poi fondamentali per la tua vita, non riesci a ottenere non riuscirai a ottenere davvero nessun risultato. Quindi questo è un punto fondamentale che devi portare avanti che devi tenere presente. Quindi quali sono queste modalità, queste cose che devi Portare avanti questi quattro trucchi per conquistare un uomo. Allora, il primo è utilizzare la prossemica, eh, avvicinarti e allontanarti. Ogni volta che ti avvicini, generi delle micro tensioni emotive. E, la cosa importante è non avvicinarti frontalmente, ma avvicinarti di lato. Se tu ti avvicini di lato, riesci subito a dare una tensione emotiva, riesci subito a dare un'emozione molto forte e questo, e questo farà sì che eh, tu potrai ottenere un risultato molto importante, quello di generargli micro tensioni, quindi la sua parte emotiva riuscirà a capire eh, che, eh, che tu sei una persona interessante, una persona che può dare emozioni. E noi ci innamoriamo di chi ci dà emozioni fondamentalmente questo è un altro punto molto importante un altro punto fondamentale che devi tenere presente eh... seconda cosa che devi fare anche questa molto molto importante applicare l'effetto cenerentola, cioè eh, ti sei già avvicinata hai dato tensioni, e hai già stimolato, diciamo così, emotività e a questo punto vattene via <ride> vattene via, sparisci ma, ma come cenerentola lasciagli un effetto, diciamo così, lasciagli la scarpetta eh, Lascia eventualmente un contatto la possibilità di contattarti la possibilità di trovarti potrebbe essere facebook potrebbe essere il numero eh, whatsapp potrebbe essere insomma qualunque cosa eh, per lasciare un contatto eh, insomma Cenerentola aspeva lunga lei ha lasciato la scarpetta e eh? questa scarpetta insomma è una cosa eh, Un'altra cosa fondamentale è quella eh, di, come terzo punto, quando ti, ti cercherà, vi vedrete, insomma, devi eh, chiedergli eh, di farti delle foto. Al primo appuntamento dici, guarda, mi fai queste due foto. Eh, potrebbe essere un, un buon escamotage perché... Eh, perché gli dici che devi mandarle a qualcuno? C'è un amico che inizia a introdurre da lontano un antagonista e lo fai un po' cornuto e mazziato: no? nel senso che tu fammi le foto e ti metti magari in pose un po' sexy e lui, senza spiegare bene qual è questa amica a cui devi mandare queste foto, insomma, eh, però gli vai subito a generare curiosità, d'altra parte vai a attrarlo, d'altra parte. Insomma, vai a stuzzicare un po' la sua fantasia e vai a generare di fatto degli antagonisti. Questa è una modalità molto molto utile per coinvolgere. Io lo suggerisco perché è un sistema molto molto valido per dare degli stimoli emotivi, senza però ovviamente fare niente. E poi come quarta cosa, un altro stimolo molto importante è creare diciamo un contatto eh? sempre meglio con altre persone per evitare eh, che ci siano diciamo per evitare dei suoi approcci. Però ad esempio eh, avvicinati, eh, annulla la prossemica, per dire attraverso il contatto fisico, casualmente magari appoggiali un seno su un braccio. Eh, Mettili una mano sulla spalla, insomma, fai qualcosa eh, attraverso, crea un contatto fisico per andare proprio a stimolare molto di più, in modo molto più marcato, eh, le emozioni. Ecco, queste quattro cose, diciamo, questi quattro trucchi permettono di richiamare rapidamente l'attenzione di un uomo e di piacergli. Prova a usarli perché danno veramente degli ottimi risultati. Bene, eh, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e seguimi ovviamente anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e seguimi su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare... Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Su questo canale ci sono 4 livelli di abbonamento: abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazione e, e seminari dal vivo, master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!